Leda Gis. Ti piace? Suona bene, però è strano. È un anagramma. Prendi le lettere di Giselda, le mischi e viene fuori Leda Gis, come me. Ho preso Salustri e è venuto fuori Trilussa. Leda Gis. Un nome da diva. Leda era la donna più bella nell'antica Grecia. Giove, pur di averla, si trasformò in un cigno. Maestro, io ci ho pensato tanto e mi sono detta che non posso continuare a fingere. Io. Io che? Asormae, presto, venite! Mi manda Rosa, Arturo è scappato! Come è scappato? Sì, e dice che mo so ca. Rosa non ha detto mo so ca, eh? Vabbè, quello ho aggiunto io, ma il resto è suo, di Rosa. Dice che ci sono le camicie nere che lo stanno a cercare. Ma come gli è saltato in mente? Vuole scappare? Vuole andarsene all'estero? E tu come lo sai? Ha passato la notte da me. Vieni, Romole. Ma che facciamo adesso? Tu vai in scena e ricordati, non sei più Giselda, ma Leda Gis. Vieni. Dove andiamo, Solpoè? Senti un po'. Vai da Rosa e digli che deve stare calma e che io non la posso andare a pigliare stasera, che deve venire da sola a teatro. E al resto ci penso io. Corri. Corro! E corri? Corro, Solpoè! Dov'è? Ah, ragazzi, guarda che sta mano può essere piuma, ma può essere pure ferra, capito? Ah, è in sacrestia. Grazie. Siete ancora un bel rischio, sì, lo sapete? Fa parte della mia missione battermi contro i soprusi. E poi mi protegge questa veste. Se è per questo, anch'io mi sono sempre nascosto dietro la veste del poeta. Di questi tempi. O si sa da una parte o si sa dall'altra. Di Di tutti i tempi, padre. Dov'è? qui, andiamo. Ne valeva la pena? In quel momento mi pareva di sì. E mo? Posso solo scappare. Ho parlato col cardinale Camerlengo. Qui dentro ci sta il lasciapassare del Vaticano. E anche un biglietto per Parigi. Il treno parte stasera. Ti accompagnerà Piselli. Grazie, maestro. Allora, forza, cosa manca? Eh? Ci siamo, siamo pronti. È arrivato anche il duce nel palco reale con i suoi gerarchi. Fanno tanto i maschi italici, ma poi io li conosco. Tri, scusa, scusate, ti devo parlare immediatamente. Corro a ritoccare Giselda. Vieni a vedere, è successo un problema, sono appena arrivati quelli dell'ovra. Guarda. Volevo ringraziarvi. Ma no, voi avete fatto così tanto per la mia carriera. E poi è mio dovere, di italiana e di fascista. Sì, certo. Ma io e te?
quando ci vediamo? Quando vuoi tu, come sempre. Che cos'è quel broncio? Osvaldo si è infatuato di quella sciacquetta di Leda Gis e punta tutto su di lei. Non ti preoccupare, sarà la prima e ultima replica che farà. Aspetta tesoro, e sei tutta ciancicata. Ivano, ci lasci solo, per favore. Certo, maestro. 5 minuti. 5 minuti a piedi scena. C'è qualche problema? Direi di sì. Non so che consigliarti. Maestro, ma che dite? Voi mi avete sempre dato i consigli migliori. Vedi, qui fuori c'è Logarini con quelli dell'Ovra. Sono venuti per arrestarti. E io non so se consigliarti di scappare e rinunciare al tuo sogno o andare in scena al prezzo della tua libertà. No, io non scappo. Sennò che libertà sarebbe? Giselle, tu ormai sei pronta. Vola via. Ma me l'avete insegnato proprio voi. Bisogna mettercela tutta per ottenere le cose che si desiderano. E io ancora non le ho ottenute. Nessuna delle due. Due? Sì. Voglio diventare un'attrice. E... mi sono innamorata di voi. È da un sacco di tempo che cerco di dirvelo. Ma tu sei una ragazzina, potresti essere mia figlia. Non mi importa. Io non posso farci nulla. Qualunque sia il prezzo, io resto qui. E dite qualcosa, no? Ma che vuoi che ti dica? Sai che penso? Penso che sei una cretina, che ti ostini a vedere quello che non c'è, che non capisci niente. Io non solo non ti amo, ma mi viene da ridere solo a pensarci. Tu per me rimani soltanto una scommessa. Maestro, ma... tutto il resto è tutta fantasia tua. Signori, si va in scena! Buonasera, buonasera a tutti, che magnifico teatro! Eccellenza. Bene, lo spettacolo sta per iniziare. Mi permetto però di offrire come preambolo una breve composizione. Era d'agosto e un povero uccelletto, ferito dalla fionda di un maschietto, andò per riposare l'ala offesa sulla finestra aperta d'una chiesa. Dalle tendine del confessionale il parroco intravide l'animale, ma pressato dal ministero urgente rimase intento a confessar la gente. D'un tratto un cinguettio ruppe il silenzio e il prete a quel rumore il ruolo abbandonò di confessore e scuro in viso, peggio della pece, s'arrampicò sul pulpito e poi fece: fratelli, chi ha l'uccello, per favore, s'allontani dal tempio del Signore. Venite con me, qui qualcosa non mi torna. I maschi, un po' stupiti a tal parole, lenti si accinsero ad alzar le suole. Ma il prete, a quell'errore madornale, fermi, gridò, mi sono espresso male. Rientrate tutti e statemi a sentire. Solo chi ha preso l'uccello deve uscire. A testa bassa, la corona in mano, 100 donne s'alzarono. Piano piano. Oh.
Che bello, da cavallo solo!